Sono numerose le onorificenze consegnate dal prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna, da alcuni sindaci e dal presidente della regione Frattura. 9 quelle al merito della Repubblica Italiana, 2 di grande ufficiale a Vito Paparella e Felice Di Pardo, 7 quelle di cavaliere a Giovanni Di Gioia, Maria Michela Fasolino, Ermenegildo Neosi, Gennaro Pallotta, Marco Pannunzio, Antonio Pascucci e Luigi Soldo, 2 medaglie della Liberazione a Lucio De Santis e Vincenzo Torelli ed una pontificia di cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro a Giuseppe Pierantonio Sterlicchio. Il messaggio è sempre quello che segue a queste cerimonie. Intanto, voi sapete, abbiamo in questa fase, diciamo, abbiamo proceduto a tre consegne di onorificenze, una che attiene ai cavalieri dell'ordine al merito della Repubblica e là va premiato, abbiamo inteso premiare soprattutto l'operosità, la onestà, la professionalità degli insigniti. E quindi da porre questi insigniti come esempio per gli altri, per i giovani, per tutti. Abbiamo poi premiato anche abbiamo dato 2 medaglie della Liberazione. Medaglie della Liberazione che vanno proprio a riconoscere e a propagandare quello che è lo spirito indomito della Liberazione che deve sostenersi proprio in questi momenti. E poi abbiamo anche, una volta ogni tanto succede, conferito l'insegna di cavaliere dell'Ordine al Sacro Sepolcro a una persona molisana, un ordine naturalmente che è tutelato dalla Santa Sede, dallo Stato italiano e che anche si pone come modello per quella misericordia operativa che deve sostenersi nel superare gli ostacoli che ci vengono man mano frapposti.